Newsroom, programma di informazione e approfondimento dal lunedì al giovedì dalle ore 19.15 su Radio Stella Città e sul canale 667 di Provincia TV. Newsroom. Buonasera, benvenuti a Newsroom, nuova puntata, ultima puntata della settimana. Questa sera è giovedì stasera. Sì, Cristina Gazzerini, come sempre al mio fianco. Buonasera a tutti. E poi naturalmente il nostro Alex De Sì, come sempre, nella parte che cura la parte tecnica, anche perché noi non sapremmo dove mettere le mani, Cristina. Tutti quei tasti per me, la console di un aereo è la stessa cosa proprio. Allora, oggi parliamo di cose un po' più serie rispetto a quanto abbiamo fatto ieri. Ieri ci siamo divertiti un po' con il nostro ospite telefonico Sandro Calderai. Abbiamo parlato di Mare Nostrum, praticamente del Palio Marinaro. Questa sera invece torniamo un po' più seri, perché parliamo di un argomento abbastanza serio, che è quello relativo all'AIA di Torre Valdaliga Nord, perché c'è questa presa di posizione da parte del vice sindaco Enrico Luciani, che ha detto che il ricorso che è stato presentato dal Codacons sulla illegittimità dell'autorizzazione integrata ambientale è del tutto legittimo. Opinione assolutamente lecita per quel che riguarda il vice sindaco, ma che molto probabilmente può aprire un nuovo scenario politico all'interno della maggioranza. Tanto più perché secondo me arriva un pochino tardiva. Questo non lo so. Tardiva perché se ne è parlato tantissimo nei mesi scorsi di quest'AIA di Torre Valdaliga Nord, e non ci dimentichiamo che un assessore all'ambiente è caduto su questa, ce lo siamo perso per strada proprio per questo motivo. La stessa Galletta che all'inizio, tornando da Roma, io c'ero a quella conferenza, disse abbiamo ottenuto più di quanto avevano fatto le precedenti amministrazioni. La sera stessa ha poi confutato le sue parole qualche giorno dopo, dicendo ma a guardare meglio però potevamo ottenere di più, è comunque un accordo che deve essere perfezionato. E poi sappiamo tutti, insomma, la Galletta che percorso ha avuto. Quindi adesso leggere oggi queste dichiarazioni del vice sindaco Luciani mi lasciano un po' perplessa, insomma, ecco, perché se ne è parlato tantissimo, perché dirlo solo ora, ecco. C'è da dire che per quel che riguarda questa situazione, appunto, di Enrico Luciani, questa nuova presa di posizione da parte di Enrico Luciani, secondo te a questo punto può correre lo stesso rischio che ha corso la Galletta? No, Luciani non corre lo stesso rischio, perché Luciani ha alle sue spalle, dietro di sé, un gruppo consigliare molto unito. Sono 3 voti, purtroppo io parlo sempre riferendomi poi al famoso manuale Cencelli, quindi voti di consiglieri che alzano la mano e che hanno un peso, quindi difficilmente questa maggioranza può fare a meno di Sel. Sarà molto difficile fare a meno di Sel in questa maggioranza, perché sono 3 voti decisivi per il sindaco Tidei. Anche se però magari, ecco, volerà qualche parola grossa, immagino, nella prossima riunione di maggioranza. Senti, ma però per il momento non ci sono ancora reazioni da parte del resto della maggioranza, in particolare del sindaco. No, tant'è che io oggi poi ho anche sentito il sindaco nel primo pomeriggio, perché c'era una riunione di giunta e non ha, mi sembrava una riunione molto tranquilla, quindi o ancora l'uscita, l'esternazione di Luciani non era diventata di dominio pubblico, oppure è stata presa così, insomma, non è stata presa forse con la dovuta importanza da parte del sindaco in questa fase. Una situazione politica che però potrebbe tornare nuovamente ad essere discussa probabilmente già dalla prossima settimana, perché da quello che mi sembra di aver visto, appunto, sulla posta elettronica, sembra che il 6 agosto ci sarà una conferenza stampa proprio di Sinistra Ecologia e Libertà
su questo argomento. Da questo punto di vista, infatti, cercavamo De Crescenzo, Ismaele De Crescenzo, infatti adesso cercheremo di metterci in contatto appunto con lui telefonicamente per sapere se appunto, non è in vacanza, se non che è in lui vacanza, glielo auguro. Credo che ci sia perché l'ho sentito il pomeriggio, quindi credo che sia contattabile Ismaele. Quindi speriamo di riuscire a contattarlo e quindi farci spiegare appunto qual è questa posizione di Sinistra Ecologia e Libertà, anche perché insomma Ismaele De Crescenzo è il capogruppo di SEL in Consiglio Comunale, quindi sicuramente sarà informato su questa vicenda. Anche no? Perché secondo me SEL ha anche altre cose da dirci nei prossimi giorni e non solo riferite all'AIA di Torre Nord, ma credo che abbiano preso una posizione anche sull'area dell'Italcementi, quindi se riusciamo ad averlo. Ismaele, ci sei? Sì, buonasera. Buonasera Ismaele De Crescenzo, che è qui con noi, che non è in vacanza, quindi non lo abbiamo disturbato, vero? Affatto, no, ci mancherebbe. Ancora no, ancora non sei in vacanza Ismaele. No, ma già fatte. Ah già, ecco. Ha già dato, noi ancora no. Beato te, infatti. Beh. Come la commenti queste nuove dichiarazioni di Enrico Luciani, del vice sindaco, insomma, del tuo partito, in base alle quali andrebbe poi comunque rivista questa AIA di Torre Valdaliga Nord? Beh, naturalmente le condivido, anche perché insomma, oggi abbiamo anche inviato il comunicato di indizione della nostra conferenza stampa di lunedì. Parlavamo proprio di questo, infatti. Perché abbiamo intenzione di, come dire, non solo approfondire l'argomento, ma cercare di risolverlo in qualche modo, cioè anche attraverso altri canali. Infatti sarà presente la nostra capogruppo al Senato, che è Loredana De Petris, e insomma la punta più alta chiaramente, poi a scendere tutti i nostri esponenti, il capogruppo regionale De Paoli, il nostro vice sindaco, poi ci sarò anch'io come capogruppo al Consiglio Comunale, il segretario, insomma. Abbiamo in mente alcune operazioni, chiamiamo così, anche coinvolgendo il Parlamento, chiaramente per riaprire la conferenza dei servizi. Quindi abbiamo una valutazione, abbiamo detto fin dall'inizio, estremamente negativa. Senti Ismaele, ricordava prima che tu entrassi in collegamento Cristina, che su questa vicenda ad esempio l'assessore all'ambiente Roberta Galletta ha perso praticamente il suo assessorato. La mia domanda che ho fatto appunto prima a Cristina era se a questo punto Enrico Luciani non rischia la stessa cosa. Lei mi ha detto di no, tu come la vedi? Non lo so, non è chiaro che quando un partito decide di, come dire, di esporsi così chiaramente alle idee piuttosto chiare come dire, è anche sottoposto a dei rischi che francamente non interessano relativamente, perché è evidente che come dire, quella riunione lì non fu la linea politica non fu condivisa rispetto a quella conferenza dei servizi. Ed è evidente che noi possiamo avere un'idea differente in base a questo. Se noi fossimo, come dire, usciti in questi giorni o anche qualche mese fa, appena fatta la conferenza dei servizi, dicendo, o meglio, nonostante avessimo condiviso col sindaco, ma poi successivamente risultati contrari a quanto avevamo deciso insieme, era un discorso di schizofrenia probabilmente. Però non avendo deciso nulla con il sindaco, io trovo legittimo che da mesi diciamo che non ci va bene. È evidente che poi lo studio, l'ultimo e recente studio epidemiologico sulla regione Lazio, che produce, come dire, che dà un risultato chiaro, cioè Civitavecchia al primo posto nel Lazio come numero di tumori, di patologie tumorali, terzo addirittura in Italia, è evidente che non possiamo essere sordi e ciechi. Ma su quello studio però ci sono un sacco di dubbi, Ismaele, perché appunto noi poi abbiamo cercato di approfondirlo, in realtà non siamo riusciti a trovare nessun riscontro scientifico da questo punto di vista, nemmeno, anche perché sembrerebbe che quello studio sia piuttosto datato. Quello è uno studio del 2012, ma in realtà no, però fa riferimento al 2006-2010. I dati sono riferiti al quadriennio, sono il quadriennio 2006-2010, ma lo stesso studio è uscito nel 2012, cioè, questa notizia uscì già in parte nel 2012 su questo studio, su questo quadriennio. In più c'è anche lo studio sul biennio 90-91, peraltro,
perché noi abbiamo insomma varia documentazione a riguardo, è sempre il medesimo dato uscì fuori. Certo, sarà molto interessante conoscere invece i risultati dello studio che proprio lo stesso professor Forastieri adesso sta eseguendo con la sponsorizzazione dell'autorità portuale e voluto fortemente dal procuratore Gianfranco Amendola, no? È stato presentato, te lo ricorderai senz'altro, insomma. No, lo studio ABC. Esatto, esatto. Quello in effetti potrebbe dare... Sarà veramente uno specchio nuovo, cioè una statistica nuova su cui potersi confrontare. Penso più di quello riferito poi al 2006-2010. No, ecco. Assolutamente, in realtà ci sono, come dire, pubblicazioni a iosa ed è evidente che, come dire, l'ambito scientifico si divida anche su questo. Il tema che è sicuramente lo studio fatto dall'autorità portuale, e noi poi in quel periodo lottavamo anche per il registro tumori, anche questo forse fra qualche anno in più ci darà la dimensione del problema. Ma il tema è l'AIA in questa fase. Infatti. Quindi al di là degli studi, che poi io posso, come dire, anche credere forse più di qualcun altro, magari agli studi fatti dai nostri medici locali, che sono anche invitati molto spesso in realtà in tutta Italia e in Europa. Ma detto questo, l'AIA è oggettivamente peggiorativa rispetto alle ore di funzionamento, alla quantità di combustibile utilizzato. In più non tiene conto del piano regionale di qualità dell'aria rispetto ai contenuti di zolfo. Queste sono le tre criticità più grosse che produce l'AIA. Ed è evidente che a fronte di questi dati, ma poi voglio dire, a mio giudizio è sotto gli occhi di tutti che a livello, come dire, sanitario Civitavecchia non è al top. Vabbè, certo, non potrebbe mai esserlo con due centrali, eccetera, eccetera. Sarebbe veramente mettersi del prosciutto negli occhi, non lo vogliamo fare, e aggiunto a ciò diciamo che l'AIA è peggiorativa, perché peraltro, come dire, conferenze di servizi di tale portata difficilmente vengono esaurite in 2 o 3 ore. Questo è accaduto, l'abbiamo detto fin dall'inizio. È evidente che poi ci sono stati degli elementi in più, il Codacon, che è anche dei consulenti medici naturalmente, che si esprimono al riguardo, dei tecnici. Ora il 28 ci sarà questa sentenza, è chiaro che il vice sindaco è uscito anche in merito a questo per dare sostegno all'iniziativa del Codacon, e non pensiamo insomma che, vista, come dire, le criticità ambientali territoriali, ma vista anche l'incapacità di progettare un tutto diverso a Civitavecchia a causa delle servitù, è il caso che cominciamo a ragionare in diverso modo, anche di Rappi-Sollenio. Cioè è impossibile che passi il concetto, che in parte è già passato, che l'AIA è autorizzata per una compensazione di natura ambientale. Cioè, non fa nulla dell'ambiente, basta che ci dai soldi, è in soldoni. Ecco, questo a nostro giudizio è inaccettabile, pensiamo che l'Enel debba dei soldi a Civitavecchia, comunque per la servitù che produce sul territorio, ma penso che la salute non possa essere monetizzata da questo punto di vista. Senti Ismaele, volevo tornare appunto sotto l'aspetto più squisitamente politico di questa vicenda, perché insomma, però mi pare del tutto evidente che questa presa di posizione di Enrico Luciani qualche conseguenza a livello politico l'avrà. Quale secondo te? Non lo so, cioè innanzitutto come dire, il sindaco stesso aveva ipotizzato un dibattito pubblico, il dibattito pubblico non c'è stato, è vero anche che noi avevamo chiesto un incontro al PD per chiarire questo argomento, il PD ha sempre rimandato, ma non è che, come dire, facciamo una colpa al Partito Democratico, mi limito a constatare la realtà, quindi abbiamo cercato anche un dialogo, un ragionamento della maggioranza su quanto accaduto in questi mesi rispetto all'AIA. È evidente che oggi, come dire, cerchiamo anche altre strade, altri alleati, se mi consenti il termine, anche fuori Civitavecchia. Credo che il Parlamento, in questo caso lunedì alla conferenza stampa ci sarà la nostra capogruppo al Senato, che io ieri, proprio ieri mattina, ho incontrato, con cui si sono confrontato, ma è chiaro che è un confronto, noi come SEL lì all'accanto abbiamo l'ecologia al centro del nostro simbolo, e credo che c'è anche una sensibilità al riguardo. E quindi vedremo un po' di mettere in campo delle iniziative. Poi, mi pare che l'AIA fosse dentro il programma o fosse
come dire, o quel sindaco abbia fatto una riunione di maggioranza o un consiglio comunale per decidere insieme sull'AIA. Quindi noi abbiamo un'opinione diversa da lui. Tutto qui. Poi vediamo, dicono anche gli altri partiti, gli specifici, il Partito Socialista. Vediamo, poi ecco, su questo argomento non vogliamo essere silenti. Qui. Ismaele, scusa, però ho cercato di non intervenire, di non interromperti, però io resto comunque dell'idea che questa presa di posizione andava fatta 2 mesi fa, secondo me. Cioè, io quello che non capisco è, prima che tu arrivassi, cioè che ti chiamassimo, noi stavamo parlando, cioè io e Stefano tra di noi, e avevo fatto l'esempio dell'assessore Galletta che è tornata da Roma entusiasta di, poi te lo ricordi, insomma, di questa nuova convenzione, di questa nuova autorizzazione integrata, e 2 giorni dopo ha riletto bene le carte o si è confrontata e ha detto subito di no. Perché se l'ha aspettato tanto così? Cioè, qualcuno potrebbe dire, magari, ecco, cioè a far peccato, come si dice, ogni tanto a pensare male si fa peccato, dice che magari si sta cercando di sfruttare, ecco, anche il ricorso del Codacons, cioè un minimo di popolarità, perché poi voi siete un partito che comunque si è sempre fatto una campagna elettorale su questi temi, e forse magari vi siete resi conto in corso d'opera che un po' sembravate un po' dietro le quinte su questi temi, e quindi avete cavalcato quest'onda, insomma. Non mi fa, cioè, non voglio essere diretta, però dico, non è tardi per presentare, per dire queste cose. Ci sono delle inesattezze, diciamo, perché noi siamo stati l'unico partito nella maggioranza e nell'opposizione che è presente in consiglio comunale a avere delle parole chiare in merito all'AIA. L'abbiamo detto in 3 comunicati ufficiali come partito, e in ogni maniera il capogruppo, che sarei io, in ogni trasmissione Stefano Pettinati mi ha testimone. Sì, infatti guarda, anch'io non l'ho interrotto, però me lo ricordo che in effetti siete intervenuti quasi subito dopo. Probabilmente, forse non con la dovuta forza, anche perché, come dire, a volte con temi così grandi a volte servono anche degli alleati nella città. Questa a volte a me sembra un po' una città atrofizzata, no, per certi punti di vista. Cioè, io credo che se facessimo un sondaggio il 96-97% delle persone non sanno che cos'è un'autorizzazione integrata ambientale, e di conseguenza non sanno proprio che è successo, e questo è un male anche probabilmente della politica, no? Ma non voglio neanche generalizzare, per cui oltre ad aver fatto tutta questa serie di comunicati e non aver avuto sponde da nessuno, è evidente che il Codacons, che è stato l'unico ad aver già fatto un comunicato, peraltro qualche mese fa, quando noi uscimmo chiaramente contro l'AIA, ci diedero atto fondamentalmente. Ma non è che oggi non... gli unici a dir la verità, gli unici, insieme al coordinamento dei medici, che hanno dato atto a Stella di aver detto delle parole di chiarezza e di verità rispetto all'AIA. Quindi non è che siamo fuori tempo massimo. Il discorso che poi abbiamo eletto un consigliere regionale, poi abbiamo eletto i nostri rappresentanti in Parlamento, ed è chiaro che oggi gli alleati li cerchiamo lì, visto che non li troviamo in città, evidentemente, o dentro il comune. Questa è solo la fotografia, no? Non ce ne sono altre. Voi mi dovete dire quale altro partito presente dentro il Consiglio Comunale ha detto qualcosa sull'AIA. A parte il PD, che ha detto che è una cosa buona e giusta. Sì, me lo ricordo. Come mi ricordo anche i comunicati che mi stai dicendo, che mandavate dicendo sì che andava comunque perfezionata, che c'erano degli aspetti che andavano migliorati, e mi ricordo che il sindaco, insomma, qualche mese fa vi rispose dicendo nulla è chiuso così, dice, ma questo accordo comunque potrà essere perfezionato qualora e vengano fuori le situazioni per migliorarlo. Quindi questo discorso me lo ricordo, ecco, mi è sembrata all'uscita di oggi di Luciani un po' più forte, come dicevi tu, rispetto a quegli interventi che avevate fatto a caldo, insomma. Ma probabilmente, se posso inserirmi, Ismaele, scusa, il fatto è che in quel momento probabilmente poi tutti siamo stati presi più, diciamo, l'attenzione si è molto più spostata su tutta la vicenda Galletta che poi è venuta fuori, per cui probabilmente questa questione, cioè le prese di posizione di Sinistra Ecologia e Libertà in quel momento sono passate forse un po' più in secondo piano. Voglio dire proprio questo, io non voglio, come dire,
responsabilizzare o deresponsabilizzare nessuno, però mentre noi all'epoca entravamo nel merito tecnico anche dell'AIA, ciò che comportava, il dibattito era tutto, come dire, sviluppato, incentrato sulla la vicenda Galletta, che poi, per inciso, la Galletta la proponemmo noi in delegazione, non c'era, noi di FEL, perché garantisse anche la nostra di posizione. Poi evidentemente Rutta, quando è stata lì, non ha colto magari come dire, l'ampiezza del problema e la complessità di quello che produceva il problema. Probabilmente, come dire, io già all'inizio, quando venni a sapere che l'intera assemblea, l'intera riunione era durata appena 3 o 4 ore, già ebbi, come dire, dei forti dubbi. E poi chiaramente poi nelle sezioni, studiando i verbali e quant'altro, abbiamo fatto un approfondimento complesso anche della vicenda, e il risultato è, insomma, sotto gli occhi di tutti, un'AIA ampiamente peggiorativa. Quindi, come dire, ritorno a dire, coerentemente chi ha detto questo oggi lo dice con più forza, in virtù anche di ciò che accade in città, al di là degli studi o meno. Però questo è il risultato, insomma. Lunedì lo diremo le nostre proposte e ognuno farà le sue valutazioni. Ecco, proprio questo volevo chiederti: che cosa direte lunedì? Cioè, quali sono queste proposte? Per esempio, ti faccio una domanda diretta: affiancherete il Codacons in questo ricorso? Il Codacons, loro il 28 chiaramente hanno l'udienza, il ricorso al TAR che hanno presentato. È possibile, non parleremo del TAR, parleremo di alcune iniziative a tutti i livelli istituzionali in cui siamo. Quindi non vorrei anticipare troppo, insomma, che non è da mettere sulla cassa, ci mancherebbe, però abbiamo in mente delle iniziative a tutti i livelli, dal livello comunale al livello nazionale, e abbiamo, ecco, delle idee in merito che vogliamo articolare bene in questa conferenza stampa, comunicare, insomma. Anche delle azioni parlamentari, indubbiamente. Si parlerà solo di questo argomento in conferenza lunedì, o, come immagino, anche di qualche altra cosa? E di che cos'altro? Non so che intendi. E infatti mi incuriosisce, no, anche a me. Qualche altro argomento che ha tenuto banco parecchio in questi giorni a Civitavecchia, tipo l'Italcementi, per esempio? No, sarà una conferenza stampa esclusivamente su questa tematica, e probabilmente in coda ne aggiungeremo un altro campanello d'allarme per il nostro territorio. Non vogliamo fare proprio per questo motivo dell'allarmismo, però probabilmente aggiungeremo un'altra notizia, chiaramente da verificare alla conferenza stampa. No, però è evidente che la conferenza stampa, visto che c'è anche la nostra capogruppo del Senato, è evidente che sarà soprattutto su argomenti più alti. Su questo argomento, ecco, è caduta la linea con Ismaele Di Crescenzo. Non so se riusciamo a ricontattarlo, anche perché mi sa che mancano davvero pochi minuti, però insomma, magari se ci riusciamo, giusto appunto per salutarlo, come sottolineava Cristina. Quindi, Cristina, secondo te questo questa aggiunta potrebbe essere... Ah, è tornato Ismaele. Sì, è caduta la linea. Sì, sì. Ismaele, intanto guarda, abbiamo davvero pochi minuti, per cui ti abbiamo ricontattato, anche perché, insomma, ci dispiaceva non salutarti, quantomeno. No, senti, ma quindi non ci dici quale sarà l'altro argomento della conferenza stampa? Allora, mancano pochi giorni. E poi dobbiamo venire, insomma. Di pazienza, per cui... La pazienza è la virtù dei forti, del resto, quindi... Bene, Ismaele, grazie davvero per essere stato nostro ospite. Grazie, ciao. Allora, Cristina, dicevamo, a questo punto naturalmente c'è la curiosità anche di sapere quale sarà questo argomento. Secondo te sarà l'Italcementi? No, l'ha detto, se no me l'avrebbe detto, perché credo che Sella abbia preso una posizione ben definita sul futuro dell'Italcementi. Non so se sia proprio in linea con quella del comune, sì, ma è una voce di Radio Pincio, quelle che ascolto. Però l'impressione, tanto io, ecco, adesso mi spiace perché mi viene in mente adesso soltanto questa cosa e mi spiace appunto che non ci sia De Crescenzo, perché magari sarebbe stato il caso di chiederglielo. L'impressione un po', no, che almeno personalmente io ho di Sinistra, Ecologia e Libertà, è il fatto che
Ogni tanto se ne esce con queste situazioni, no? Con queste prese di posizioni che diciamo sono abbastanza divergenti rispetto a quelle del resto della maggioranza, poi però tutto rientra senza troppo rumore. Perché secondo me Sell si rende conto benissimo che far cadere questa amministrazione adesso non conviene, perché è ovvio che se Sell prendesse una posizione di rottura con il resto dell'amministrazione, non mancherebbe, comunque mancherebbero tre consiglieri al voto, e quindi difficilmente questa esperienza amministrativa potrebbe proseguire senza Sell, secondo me, che poi detto in termini proprio molto molto concreti, i voti dove li prendono? Certo, cioè, no, perché... per avere la maggioranza, quindi sanno, magari fanno delle esternazioni anche colorite come queste, come ne ha fatte anche altre il vice sindaco, poi magari si trova una mediazione, finora si è sempre trovata, non so in questo caso. Quindi secondo te è un po' un modo per tenere comunque sotto pressione il sindaco e il resto dell'amministrazione, per cercare di non farlo, diciamo, spostare troppo per da temi? Per vedere noi ci siamo, ricordatevi che i voti nostri li abbiamo presi su questi temi, perché poi Sell su questi temi li ha presi, sulle battaglie per l'ambiente. Un'altra contraddizione. Sì, però poi alla fine i risultati non è lo che... so, un'altra contraddizione infatti grossa di Sell, che poi mi è venuta in mente dopo, era quella sul famoso aumento della TIA. Sell aveva sempre detto non consentiremo che aumenti la TIA o che bisogna che il cittadino debba pagare altro, fermo poi restando che si è deciso invece che la TIA è aumentata, che è stata chiesta la TIA straordinaria, anche lì c'è stato un passo avanti e un altro indietro, quindi non so però adesso su questa cosa dell'AIA come andrà a finire, non mi va di fare previsioni. No, ma infatti era proprio questo quello che intendevo, no? Nel senso che sì, cioè queste pressioni ci sono, però poi i risultati non è che si sono visti molto, insomma, per quel che riguarda ovviamente la visione di Sinistra Ecologia e Libertà rispetto poi alle decisioni che sono state prese. Con delle idee molto, molto ferme, molto, molto nette, però... Ma la stessa adesso che mi viene in mente era sulla messa in vendita dei servizi pubblici locali, sull'esternalizzazione di HCS, quindi bisognerà vedere poi quante di queste cose si faranno e quante no. Allora, stavamo dando un'occhiata, questa è un'altra notizia di quelle che farà molto discutere nei prossimi giorni, oltre che potrebbe creare un terremoto politico non indifferente a livello di tenuta di governo. A livello nazionale, di tenuta di governo, perché a quanto pare la Corte di Cassazione ha deciso per la condanna di Silvio Berlusconi, anche se però sto leggendo che il verdetto dovrebbe arrivare a breve, quindi forse non è proprio così ancora. Non vorrei dare una notizia davvero che forse se cerchiamo un altro sito forse è anche meglio, perché appunto non vorremmo appunto dire una cosa per un'altra, però forse a questo punto se ci siamo possiamo andare a vedere, che ne so, qualche grande giornale, Repubblica o il Corriere della Sera, insomma, mi vengono in mente questi che sono tra l'altro, insomma, quelli più i giornali più grandi, quindi insomma vorremmo cercare di capire se veramente questa notizia è confermata o meno. Confermata la condanna a 4 anni, quindi però bisogna rideterminare l'interdizione. Insomma, questa è la decisione dei giudici. Cristina, una parola proprio prima di chiudere: è una sentenza che può davvero creare un terremoto politico? Può creare problemi di stabilità al governo, secondo me. Che ne dicano che non cambierebbe niente, che non avrebbe cambiato niente questa sentenza, cioè non lo vedo benissimo il governo Letta in questi Beh, minuti, dai. Infatti è probabile che insomma non la sentenza è in arrivo, la lettura del verdetto è entro le 20, questo è quanto si legge ancora, però insomma sembrerebbe che la Cassazione abbia confermato i 4 anni di condanna
Silvio Berlusconi. Vabbè, comunque chiudiamo qui, non ci addentriamo. Diciamo che c'ha meno chance di resistere questo governo che non il Palazzo del Pincio. Che non Palazzo del Pincio, dai. Per fare un parallelo tiene con più duro la nostra amministrazione, secondo me. Per fare un parallelo con la politica locale. Cristina, come sempre, grazie per essere stata nostra ospite. La prossima settimana non ci saremo perché no. Ce ne andiamo in ferie tutte e sì, due, quindi non insieme. No, non insieme, però da una parte, però insomma, non ci saremo. Ci dispiace per Alex De Sica, che ormai ci vuole tanto bene, però insomma non ci rivedremo sicuramente, non ci sarà neanche lui, quindi a posto insomma. Non vieni con noi in vacanza, no, vai anche tu, vai da altre parti, okay. Allora, grazie davvero per averci seguito per tutta questa settimana, grazie ancora a Cristina Gazzellini, grazie, a te. Grazie anche a Ismaele De Crescenzo che è stato nostro ospite, come sempre grazie ad Alex De Sì per il supporto tecnico, vi lascio al nostro telegiornale per quello che riguarda Provincia TV e naturalmente per quello che riguarda invece Radio Stella Città, adesso abbiamo un po' di pubblicità, poi dopo ricominciano i programmi musicali su Radio Stella Città. Grazie di nuovo, buona serata a tutti. Buona serata.